Il nostro inviato Matteo Parlato è andato a vedere la situazione dei territori intorno all'ex impianto Montedison e ha raccolto il parere degli esperti che avvertono ci vogliono molti anni per bonificare i terreni. Vediamo. Siamo a Piano d'Orta, a pochi chilometri di distanza dal sito di Bussi. Questi che vedete non sono stratificazioni geologiche, questi sono residui di lavorazioni chimiche. Lavorazioni fatte dalla Montecatini, che è quell'edificio che vedete lì in fondo, quell'edificio abbandonato che vedete lì in fondo alle spalle, dove si producevano fertilizzanti. E i prodotti di risulta sono qua, per strade, dove siamo noi, assolutamente alla portata di chiunque ci si voglia avvicinare, senza nessun tipo di precauzione. E questo, come il sito di Bussi, è un altro sito che deve essere rapidamente bonificato. Sono sostanze chimiche, prodotti di sintesi, quindi sicuramente prodotti di origine industriale. C'è tutta una serie di normative anche a livello europeo, una catalogazione, una classificazione europea che prevede per la maggior parte di tutte le sostanze che sono state rilevate sicuramente le caratteristiche di pericolo e una classe di pericolosità. In quanto tempo decadono, smettono di essere pericolose? Queste sostanze hanno dei tempi di degradazione che possono variare a seconda del contesto in cui si ritrovano, esposizione alla luce, elevate temperature, presenza di batteri o anche presenza di altre sostanze che innescano reazioni chimiche di degradazione. I tempi però comunque in ogni caso sono lunghi, parliamo comunque di anni e più, insomma, sicuramente non si parla di ore o di giorni e settimane, insomma, si parla di anni, molti anni. Adesso l'acquedotto attinge da pozzi che si trovano a monte dello stabilimento e della discarica, prima erano a valle, quindi ora l'acqua è potabile. Sì, l'acqua viene presa a monte dell'area inquinata, c'è però un'altra preoccupazione, quella che il fiume Pescara sta continuando a portare a valle gli inquinanti presenti nel sito di Bussi. E noi siamo preoccupati anche per altre forme di esposizione per i cittadini attraverso per esempio la catena alimentare. Basti pensare che nell'ultima alluvione del fiume Pescara del 2013 in 6 giorni il fiume Pescara ha portato al mare Adriatico più di 1 tonnellata di esacloretano, una sostanza pericolosissima.